Siamo al Pian delle Nere. Qui si narra una leggenda, che poi proprio leggenda non è, perché i fatti sono veramente avvenuti, perché ci sono i resti. Nel vallone del Savenca adesso c'è una piccola chiesetta bianca dedicata alle Madeleine. Lì ci sono ancora i resti di un convento. Più o meno tra il 1200 e il 1300 viene un grossissimo temporale, fa una enorme frana e si porta via il convento. Uccide anche tutti i frati, anche qualche pastore che avevano le cascine lì. Solo due o tre frati si salvano, riescono ancora a portare via alcune cose di valore, la campana che sembrava che fosse di grosso valore, qualche oggetto d'oro, e sono venuti su qui al Pian delle Nere. Pensavano di ricostruire il convento, però non sapendo come fare, hanno detto: cosa facciamo con queste cose di valore? Sembra che l'abbiano seppellite proprio qua. Qualcuno dice che sono seppellite sottoterra, qualcuno dice che sono in una grotta, perché qualcuno dice che durante la notte si sente questa campana che fa i suoi rintocchi. I frati non sono più tornati da giù, il convento non è più stato ricostruito e così hanno fatto solo quella piccola chiesetta dove tutti gli anni si fa una festa.